La vittoria di Aular Sanabria della Cagliari Rural, che ha regolato il gruppo dei fuggitivi che è arrivato sul traguardo battendo Covi e Lutsenko, un'edizione molto bella del trofeo Matteotti. In mattinata toccante la consegna del quadro con i numeri di gara che oggi erano di Simone Roganti, Stefano Giuliani. Ah, sicuramente ci seguiva anche lui, anzi era in corsa. Detto questo, è stato un Matteotti un po' malinconico proprio per questo motivo, anzi molto, però alla fine la vita va avanti e lui voleva così, quindi era in gara con noi. Che gara è stata? Ah, una gara tecnicamente un po' cambiata, perché alzandosi il livello con 6 World Tour è stata un attimino più controllata, tutti hanno seguito un po' la gara, non c'è stata quella grande selezione. Io ho messo Lutsenko e Ulissi, però è uscito fuori una sorpresa. In genere chi vince il Matteotti ha un grande futuro. Vabbè, dai, diciamo che arrivo da due anni un po' così così, quindi tornare sul podio comunque mi fa piacere. Ovviamente la volata non è andata come volevo, però è un secondo posto comunque, dai, abbastanza bene. Sì, mi ricordo bene questa discesa, perché poi alla meeting ho ricordato bene Martino, sì, poi alla fine sì, 13 giri, lì mi è capito bene dove posso provare, ho anche provato tante volte anche all'inizio corsa, proprio primi 2 ore sempre pilotato, ho provato ad andare in fuga, anche a un certo punto ho uscito anch'io, e sì, alla fine dagli ultimi 50 km mi ho provato a rinnovo, da noi è rimasto 17 corridori e poi per l'ultimo circuito ho provato a rinnovo e alla fine sì, una volata ha fatto terzo, sì. Sei un po' rammaricato per questa volata, forse eri il più veloce del gruppetto? Sì, non sai mai, sì, anche terzo posto sono contento, perché dopo il periodo senza risultati sei anche contento dal terzo posto. Niente sospiri, il Matteotti è sempre un evento importante per l'Abruzzo e per Pescara. Sì, direi che quest'anno è ancora più importante, perché Matteotti si chiama Matteotti per Giacomo Matteotti e quest'anno ricorre il 100° della morte, quindi sarebbe stato assolutamente delittuoso non tenere una manifestazione all'altezza della storia della gara Matteotti e nel 100° anniversario della morte di Giacomo Matteotti. Ed è Sanabria